Galleria Arte Barbato in Corso Nazionale 327 a Scafati, in provincia di Salerno, presenta Surreali Incanti, atmosfere metafisiche, migrazioni istantanee, nell'opera di Ciro Palumbo. Il pittore conduce i visitatori in un viaggio tra il mito e l'incanto, l'ignoto e la salvezza dell'anima. Una ricerca inesausta del senso, quanto mai urgente, in un tempo di cupa autoreferenzialità. La metafora della barca fragile, sospesa e potentissima. Nasce come simbolo di viaggio, ma ovviamente se io comincio un viaggio che è quello della mia evoluzione in quanto essere umano, è di conseguenza una salvezza, nonostante tutte le paure che si possono essere. La barca è stata scelta come a simbolo perché è un elemento arcaico, infatti come commentavamo sono tutte piccole barche, non sono grandi navi, che trasportano i nostri sogni, che trasportano l'idea di quello che eravamo ieri, ma con la possibilità di diventare qualcos'altro domani. I quadri di Ciro Palumbo diventano un'opportunità di riflessione, ma anche un elemento di completamento di un moderno concept dell'arredare ed abitare. La Galleria Arte Barbato a Scafati si dimostra quanto mai all'avanguardia. Si entra e ci si ritrova in un ambiente dedicato apparentemente esclusivamente all'arredamento di design, come avete notato. E poi c'è la sorpresa, diciamo la classica ciliegina sulla torta. Proprio perché nel nostro percorso, sia mio che tra l'altro mia moglie che mi accompagna in questo percorso, in questa ricerca, abbiamo sempre voluto sottolineare che la bellezza può essere sottolineata anche dalla presenza di un oggetto d'arte. Posso avvicinarmi ad una bella casa, una bella possibilità di progetto, ma senza un contenuto, un giusto contenuto, quale possa essere una sottolineatura di questo livello, quelle opere non solo di Ciro Palumbo, in questo momento abbiamo il piacere e l'onore di ospitare questo maestro internazionale, ma in genere l'arte deve andare a coronare il progetto d'arredo. Non si è mai vista una bella casa senza un bel progetto anche artistico-culturale. È la giusta ciliegina sulla torta, come ho sempre detto. E questa è un'evoluzione che è nata da molto, diciamo, da molto tempo, perché la nostra passione di collezionisti, io e mia moglie Marisa, l'abbiamo poi trasportata all'interno del nostro negozio di arredamento. Mi sembrava una cosa indissolubile, non poteva essere diversamente. Il vernissage della personale presso la Galleria Arte Barbato è stato arricchito da una coinvolgente performance di Marco Di Dato, ispirata proprio alle opere dell'artista, che assume la migrazione ed i balocchi come condizione metaforica contemporanea. Come possiamo vedere nei quadri di Ciro Palumbo, sembra così tutto surreale e in effetti nascondono una sensibilità, una energia, una forza, un sentimento. E è questo quello che mi ha preso. Quando le ho viste, e conosciamo già Ciro Palumbo da un po' di tempo, mi prendevano proprio la parte più dentro, mi emozionavano. E noi è proprio in queste opere di Ciro che vediamo sia l'uomo forte, ecco come la forza dell'uomo, però vediamo anche la fragilità. E con questi oggetti giocosi, con tutti gli oggetti che vediamo dell'infanzia, mi riportano a quel mondo che nella norma noi siamo stati, nel mondo dell'infanzia siamo stati bene un po' tutti. E questo portarseli dietro con la barca a tutti i costi fanno capire la ricchezza di ognuno di noi, anche ecco, la forza nella fragilità.
E questo è un messaggio che mi ha affascinato di Ciro Palumbo. Il vernissage della mostra si è sviluppato in due momenti. Al mattino un vivace incontro con i giovani studenti di Scafati che hanno condiviso con Ciro Palumbo, la curatrice Marisa Nastro ed il gallerista Franco Barbato la propria passione per l'arte e la cultura. In serata un folto pubblico di appassionati si è per così dire imbarcato con curiosità ed ammirazione sulla barca dell'artista per vivere un'esperienza straordinaria. La mostra d'arte di oggi di Ciro Palumbo è un esempio lampante di come un progetto può essere elaborato per il territorio, ma anche attraverso l'esposizione di un maestro dell'arte contemporanea. Bisogna andare un po' oltre quelli che sono i nostri confini per poterli far migliorare e farli evolvere. E questa ricerca artistica Franco e Marisa Barbato l'hanno messa in campo a 360 gradi. Come sempre, nelle esposizioni della Galleria Arte Barbato, in Corso Nazionale 327 a Scafati, l'allestimento è curato nei minimi dettagli creativi e funzionali e diventa così parte integrante della rappresentazione stessa. Abbiamo cercato di creare un qualcosa di molto semplice ed essenziale che potesse far risaltare le opere del maestro, quindi lasciando qualcosa anche un po' anonimo, dando proprio luce alle sue opere. Il lavoro di Ciro Palumbo è stato raccolto nel docu-catalogo My Works 2022. Il percorso artistico del pittore suscita coinvolgenti riflessioni ed una profonda interazione emotiva ed intellettuale. Tra foto, testi, riflessioni, didascalie si sviluppa un percorso di conoscenza che permette di apprezzare ancora di più le caratteristiche di un pittore sempre sorprendente. La Galleria Arte Barbato di Scafati vi aspetta per farvi entrare in un mondo d'arte, cultura e bellezza. E Ciro Palumbo è stato uno dei primi artisti ai quali abbiamo legato il nostro percorso anche di galleria. Circa 20 anni fa, quando abbiamo iniziato questa situazione anche come esposizione, come mostre, come presenza e come anche dichiarazione di intenti, aprendo proprio una vera e propria galleria Arte Barbato, abbiamo voluto fare le nostre ricerche e nel nostro peregrinare in cerca di nuovi nomi conoscemmo il maestro Palumbo, che all'epoca, diciamo un po' come noi, era agli esordi. Oggi ci siamo reincontrati, ma ho trovato un maestro con una grande maturità, con una grande capacità espressiva, soprattutto non soltanto di colorare delle tele, ma di dare dei contenuti. Perché per noi, come dire, di solito il gallerista, ecco, faccio questa piccola premessa, è colui che scava nelle montagne, nelle pietre. Perché scava? Per cercare. Cosa cerca? Sta cercando di portare alla luce qualche cosa di prezioso. E mi dica lei, sono o non sono preziose queste opere?